senatrici e senatori, mai prima di oggi le associazioni di categoria, le confederazioni sindacali, i corpi sociali in generale si erano trovate così unite nel chiedere al futuro governo, al nuovo governo, un deciso cambio di passo, nella consapevolezza che qui si è tutti sull'orlo di un baratro. Tutti insieme, tutto il paese insieme, oggi chiedeva al nuovo governo degli interventi forti, robusti, perché c'è un'inflazione che è quasi al 12%, perché ci sono stipendi e buste paga che stanno perdendo, anzi hanno perso il potere d'acquisto, perché ci sono riforme e investimenti pubblici e privati che stanno rimanendo al palo per il rincaro delle materie prime, perché si sta chiedendo disperatamente un taglio che in questi giorni è stato definito shock del costo del lavoro. E tutti questi temi, Presidente, tutte queste emergenze noi oggi le abbiamo portate al ministro Giorgetti in audizione, chiedendogli che ci indicasse dove fossero scritti gli indirizzi programmatici, perché stiamo parlando di NADEF, la legge finanziaria dice che tu ci devi dare il quadro programmatico, cioè ci devi dare la strada che porta alle soluzioni dei problemi della gente. Questo è il NADEF. L'indirizzo programmatico che ci deve indicare lì dove secondo te è la soluzione. Ebbene, senatrici e senatori, le parole da lui più pronunciate stamattina in audizione sono state prudenza e cautela. Cautela e prudenza. Sì, è vero, i colleghi oggi pomeriggio in commissione ci hanno risposto, sì, ma è così imparato, perché voi pensavate che noi eravamo dei barbari, non siamo i barbari che voi immaginavate, sì, ma noi non pensavamo nemmeno che diventaste dei burocrati di regime così rapidamente, francamente. Oggi ci dite, e attenzione perché poi il documento deve andare all'avallo dell'Europa, ah sì? È quella stessa Europa dove doveva finire la pacchia? Oppure dove dobbiamo prendere atto che oggi finisce la pacchia? Ma finisce la pacchia per i nostri precari, per i nostri investitori, per le nostre imprese, per i nostri risparmiatori, per quegli 8 milioni di dipendenti che stanno aspettando il rinnovo dei loro contratti nazionali. Ma ci si risponde, però il governo con questa nota dà una risposta al caro bollette, ci siamo concentrati sul caro bollette, abbiamo escluso tutto il resto del mondo dei problemi, ma ci siamo concentrati sul caro bollette, vero, 9 miliardi subito, 21 miliardi per il 2023, e noi vi chiediamo, signori, ma che rimedio è? Il governo precedente, che voi tacciavate di immobilismo e di eccessivo rigidismo finanziario, e un po' avevate anche ragione, ve lo possiamo dire, per l'anno in corso ha messo in campo 55 miliardi per il caro bollette. Che rimedio è? 9 miliardi oggi e 21 miliardi nel 2023. 21 miliardi nel 2023, non arriveremo nemmeno a marzo di quest'anno. E voi oggi con questa NADEF ci dite che dobbiamo affrontare il caro bollette perché ovviamente i saldi di bilancio devono restare integri. Certo, chi oserebbe dire il contrario? Ma davvero pensate di affrontare il problema delle diseguaglianze economiche di questo paese con la flat tax incrementale o estendendo il forfettario? Lo dico, davvero pensate di poter risolvere il problema economico con queste due misure che qualcuno ha avuto anche il coraggio di definire espansive? Espansive per chi? Ma chi è che prende un incremento salariale annuo
da poter avere la flat tax, considerato che i premi di produzione, i premi di produttività sono già tassati al 10%. Non prendete in giro gli italiani. Non prendete in giro gli italiani. Ma voi davvero pensate di affrontare le emergenze in questo paese alzando la soglia del contante a 10.000 euro? Quando in questo momento ci sono 6 milioni di lavoratori che 10.000 euro non li guadagnano nemmeno in un anno solare. Non prendete in giro gli italiani. Vedete, noi non votiamo questa nota per una ragione ancora più profonda, perché noi non riusciamo a capire ancora quale sia la vostra idea di crescita sostenibile e inclusiva. Noi non riusciamo a capire che idea voi avete di quello che è il futuro di questo paese. Dichiarate di voler riprendere le trivellazioni nei nostri mari e non avete dedicato un rigo allo sblocco dei procedimenti autorizzativi delle nostre rinnovabili. E sapete perché? E sapete perché non l'avete fatto? Non lo avete fatto perché voi volete consegnare la gestione dell'energia, il monopolio dell'energia, alle multinazionali, e lo volete sottrarre all'autoproduzione e all'autoconsumo dei cittadini. Questa è la ragione. Così come voi non vedete l'ora di restituire la sanità ai privati. Quella contrazione del 6% che è scritto in ADEF nella sanità pubblica è il certificato di morte della sanità pubblica. Altro che assistenza domiciliare, altro che medicina del territorio. Voi con quel 6% state sancendo la rottura del patto sanitario Stato-Regioni, alla faccia di tutto quello che ci ha insegnato la pandemia. Voi con quel 6% drammatico che avete messo a fianco alla voce sanità, voi state certificando il disavanzo strutturale del bilancio nazionale della sanità italiana. Ma c'è una ragione. Perché la sanità voi volete nuovamente restituirla ai privati, secondo il modello lombardo che conosciamo molto bene. E allora voi siete stati molto bravi e pronti a impadronirvi del malcontento. Ve ne diamo atto, ma con questa nota di aggiornamento purtroppo voi vi state condannando ad una perpetua impotenza. Noi stamattina abbiamo visto il ministro Giorgetti che prima di tutto sembrava un uomo impotente. Diceva stamattina il ministro: la prudenza è dovuta al particolare momento che stiamo vivendo. Ma noi non vi abbiamo chiesto la luna, signori. Noi vi chiediamo conto semplicemente del 110%, del superbonus 110%. E sapete qual è stata la risposta? Non ho mai visto una misura che è costata tanto per andare a beneficio di pochi. Ma vi sembrano pochi 600.000 lavoratori che hanno ripreso a respirare? Santo cielo, ho terminato, Presidente. Vi sembrano pochi 124,8 miliardi di ritorno economico? Vi sembra poco 7,5 punti percentuali di crescita PIL? Come siamo arrivati al PIL del 2011 secondo voi? E allora chiudo, Presidente. Noi voteremo sì allo scostamento di bilancio, voteremo no al nulla. Noi voteremo no al nulla che è contenuto nella vostra nota di aggiornamento al DEF. Grazie. Bene, la ringrazio per il rispetto del tempo molto puntuale. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.